Scialbo 0-0 tra Follonica Gavorano e Trestina nell'anticipo della 21esima giornata del girone di Serie D. Nel primo tempo succede poco o nulla, tanto che l'emozione più grande risulta al 21esimo, la lettura dall'altoparlante dello stadio del messaggio disposto dalla Lega in occasione del giorno della memoria. Per il resto Trestina aggressivo e Follonica Gavorano senza mordente, in chiara difficoltà a centrocampo. Per questo mister Bonura squalificato da indicazione di cambiare ad inizio del secondo tempo. Lepri con Barlettani, obiettivo conferire più dinamicità al pacchetto centrale della squadra, congiunta che passa a fare il playmaker. Qualcosa si muove in effetti al 49esimo quando Kribek costringe in corner il portiere umbro Montanari. Sugli sviluppi del calcio d'angolo successivo, telefonata di premura allo stesso Montanari che risponde presente. 3 minuti dopo, su suggerimento di Giunta, lo russo anticipa il portiere del Trestina, ma viene poi anticipato a propria volta e l'occasione sfuma. La squadra umbra reagisce al 56esimo con questa conclusione di Barbarossa che Ombra blocca in 2 tempi. Al 60esimo l'occasione da gol più importante di tutta la partita. Il numero 7 bianconero Belli coglie il palo, poi è dedicato da 2 passi a mettere incredibilmente al lato, Trestina vicinissimo al vantaggio. Non succederà nient'altro fino al termine del match, nonostante la girandola di sostituzioni da una parte e dall'altra. A scaldare gli animi in un pomeriggio freddo è una rissa che scoppia all'85esimo, alla base della quale c'è la mancata interruzione del gioco, che il Trestina reclamava a gran voce, essendo a terra per crampi un proprio calciatore. La partita termina dunque 0-0. Forse il più soddisfatto tra gli spettatori è stato alla fine della fiera l'allenatore della Pianese, Vitaliano Bonuccelli, che attende il Follonica Gavorano a Piancastagnaio per mercoledì 1 febbraio. Ma nel calcio, si sa, le sorprese sono sempre dietro l'angolo.